Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che l'opportunità di venire a Termoli è arrivata subito dopo il lockdown. Tramite il mio procuratore mi ha telefonato, mi ha detto che la società Airbasket Termoli era appunto interessata, mi ha parlato dell'allenatore, mi ha parlato dei dirigenti che conosceva e di quali erano appunto gli obiettivi della società. E diciamo che abbiamo subito preso in considerazione appunto questa opportunità e dopo essermi insomma relazionato e confrontato con degli amici che erano passati di qui e soprattutto col GM e con l'allenatore abbiamo fatto questa scelta e adesso non vediamo l'ora di cominciare. Mi sembra che l'inizio di stagione è previsto per novembre, se non vado errato. Quindi ci sarà tempo per lavorare assieme, per conoscervi meglio, per quanto concerne, con la speranza che qualcun altro invece non ci pensi più lui di noi di poter magari non farci iniziare. Però se tutto va come deve andare, a novembre saremo sul parquet del Palasabetta. Allora, tu sei laziale, dicevamo di Albano Laziale, e quindi come sei venuto sull'altra sponda del mare, insomma, ecco. Ma però tu, avendo giocato anche nelle Puglie, quindi un po' l'ambiente è quello, non è cambiato poi di molto. Di questa società, oltre all'intelligente, c'è un allenatore, Micchi Del Vecchio, che già ha avuto anche lui un passato qui. Conoscevi qualcosa di lui? Allora, onestamente non conoscevo Coach Mike Del Vecchio, però fortunatamente ho avuto degli amici che sono stati allenati da lui, qualcun altro ha giocato contro di lui, quindi niente, li ho chiamati e mi hanno parlato subito benissimo, dal lavoro che fa in campo, sia dal lavoro che fa in campo che come persona. Diciamo che poi ho avuto la fortuna di essere chiamato da lui e mi ha subito convinto a venire qui. È uno che sa convincere i giocatori quando li prende a cuore. Lui sa fare, ha avuto già diverse esperienze sia come giocatore ma anche come tecnico. Non è stato certamente la Termoli, l'ha sempre avuto anche lui nel cuore. Quindi Termoli è una città che probabilmente per chi viene per la prima volta magari si fa subito amare, poi magari chissà da cosa nasce cosa. Mi sembra di averlo. Quindi di altri compagni, di altri giocatori, hai già conosciuto qualcuno? Oh, conosco Markovic, col quale ho giocato 2 anni a Vieste, è il mio fratello serbo, Beh, allora. quindi siamo sempre in contatto tutti i giorni. Poi conosco Budric, col quale ho giocato contro quest'anno, che era a Castellaneta, Zacchigna stessa cosa perché era a Monteroni. Poi gli altri diciamo che non li conosco, però avrò piacere di incontrarli e di conoscerli e speriamo di riuscire a fare qualcosa di importante. Guarda, l'unica cosa che forse potremmo magari rimpiangere è che non so se riusciremo a ricominciare la stagione con il pubblico, perché il pubblico di Termoli, se ci dovesse essere l'opportunità di poterlo conoscere fin da subito, è quello che si dice il classico, nel vostro caso, il classico sesto uomo in campo, nel calcio del dodicesimo. Però è una piazza importante che ama questo sport, lui Basso Lanzone, che è qui direttore tecnico, ne sa qualcosa, oltre ad averci giocato, ma sa anche come funziona il tifo qui. Noi, caro Francesco, ti auguriamo una ottima permanenza qui nella nostra città. Non vediamo l'ora di vedervi tutti quanti all'opera, perché davvero siamo davvero molto molto stanchi di non poter vedere qualcosa che ci faccia un po' anche gasare noi che siamo al di qua del parquet. Quindi l'adrenalina, ecco, giustamente come dice Basso, perché ci vuole un po' anche questa cosa, perché non è possibile immaginare ancora un altro periodo di silenzio, di muto, di silenzio assenso, perché purtroppo ci hanno costretti. Però ecco, vedere queste nuove facce che arrivano, questi giocatori interessanti, tu sei davvero, sarai un perno diciamo, importante della squadra, non possiamo che aspettare, ma con fiducia. E allora, caro Signore. Francesco, benvenuto a Termoli. Avremo modo di sentirci in altre occasioni, magari anche prima di cominciare, quando ci saranno le presentazioni di tutti quanti i giocatori, tutti assieme, perché noi vi seguiamo. Questo è un fatto. Lui lo sa, da quando è iniziata la campagna Movimenti Acquisti, Basso ci ha sempre tenuto, ci ha sempre relazionato. E tu, la prova che siamo qui io e te davanti a una telecamera o qualcosa per parlarne, vuol dire che è già positiva la cosa. Grazie Francesco, buona, dicevo, permanenza a Termoli e forza Airbasket. Grazie mille, speriamo di rivederci Vedo già presto. i colori che si hai addosso, quindi questo è sempre un messaggio in più di speranza. In bocca al lupo. Grazie mille.